Mister Michele Magliano, una vittoria importante qui a Dronero in un derby, una partita sempre molto sentita. Dopo una battaglia siete stati bravi a sbloccarla rapidamente, poi però è stata veramente una lotta fino alla fine, quindi tre punti veramente pesantissimi che valgono oro. Penso che hai fatto l'analisi corretta. Siamo stati bravi a portarci, a indirizzarla. Poi abbiamo comunque incontrato una squadra viva, una squadra tosta, una squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati in qualche circostanza attenti, in qualche altra possiamo migliorare. Una partita dove gli episodi sono stati determinanti nella maniera più assoluta. E noi su qualche episodio siamo stati anche un pizzico fortunati, su qualche altro siamo stati tosti nel riuscire a concretizzare nei momenti opportuni. Però è stata una partita, guarda, io sarà una delle primissime volte che se penso a Busca, a Savigliano, a Olmo, Cuneo, che in campionato riesco a venire qua e riesco a portare via dei punti importanti. Quindi devo fare complimenti ai ragazzi per l'interpretazione della gara, ripeto, contro una squadra che non merita assolutamente la classifica che sta portando, che sta vivendo, che non merita quello, perché ho visto una Prodronero tosta, una Prodronero vogliosa di cercare di invertire il trend. Però purtroppo il calcio è bello per certe cose, bastardo per altre. Niente, guardo me e devo dire sono contento. Hai parlato di episodi, io ti riporto a un episodio nel primo tempo sull'1-0, una parata pazzesca di Dia con un istinto clamoroso, quello è un gol che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara, perché la prova comunque ci stava provando. Assolutamente, assolutamente. Io penso che sia stata una partita combattuta, equilibrata, sia stata una partita dove gli episodi sono stati fondamentali. Noi siamo stati bravissimi a stare sul pezzo, bravissimi ad avere dei momenti anche, come ho detto prima, un pizzico fortunati, però poi siamo stati altrettanto tosti e concentrati e cattivi nel voler portare a casa qualcosa. Quindi penso che sia stata assolutamente una bella partita, e per quello che riguarda i miei ragazzi devo fare i complimenti, perché finalmente l'hanno interpretata bene da tanti tanti punti di vista. Abbiamo ancora dei margini, io sono fatto così, però oggi va bene così e faccio i complimenti ancora.